Sicuramente il capocannoniere del campionato, ora condivide lo scettro insieme a Gianluca Porricelli, il bomber insaziabile sotto porta e non solo. Buonasera all'attaccante del Villa Biagio, Simone Tomassini. Buonasera. Capocannoniere con i suoi 23 centri, però insomma anche fuori dal campo ti dai da fare. Dobbiamo dire che abbiamo delle chicche autentiche che sono frutto soprattutto di chi? Bello di Simone Tomassini, però volete sapere qual è? Ce lo guardiamo. Ale, che dobbiamo prendere noi? Il? Non è d'oro. E chi devono urlare? Simone. Così dopo facciamo? Da. Bravo. Facciamo un applauso al tuo nipotino che ti fece vincere anche il microfono d'oro, premio speciale proprio quell'anno, in quell'edizione del Pallone d'Oro, parliamo di 2 anni fa, quest'anno tornerà sotto la formula dell'Oscar del Calcio Umbro, sempre a fine maggio, però ti fece vincere un premio speciale perché ti ha fatto realizzare una clip strepitosa. Ora però hai anche un altro nipotino, li vuoi salutare tutti? Salutiamo tutta la famiglia Tomassini, vai. Saluto tutti, il mio nipotino, quello che si è visto era Alessandro, quello più grande, poi c'è anche un altro più piccolo, il 14 marzo, Lorenzo. Adesso ho 2 armi a disposizione, quindi se devo organizzare qualcosa... Quanti anni ha ora Alessandro? 4. 4 anni? 4 il 6 aprile, è un po' più cresciuto. Sì? Calcia meglio di Leonardo sempre oppure no? Sicuramente. Sì. In caso di gol contro il San Sisto, come esulta Simone Tomassini? Facile che mi porto un panino con la salsiccia in campo, e un mozzico o qualcosa. Quindi fai finta di mordere un panino? Sì.